Con Lamberto Magrini, partita rocambolesca, ha fatto tutto il grosseto, insomma, un calo di tensione, forse la rete del 4-1 discutibile, però insomma poi questo 4-2 è un grosseto che ha giocato contratto, un primo tempo da 8, un secondo tempo ingiudicabile. Sì, penso l'abbiamo visto tutti, e peccato perché poi rovinare una gara dove l'avevi iniziata, interpretata subito bene, dopo pochi minuti in vantaggio, subito 2-0, 3-0, avevamo proprio preso la strada giusta in tutti, poi anche nella gestione della palla, mi è piaciuto perché a un certo punto si abbassavo le mezzale, facevamo girare benissimo la palla, poi all'improvviso forse siamo mancati un po' o abbiamo peccato di presunzione, di leggerezza, di determinazione, non lo so, ci siamo allentati un pochino e purtroppo nel calcio oggi, ma non il Grosseto, nessuna squadra al mondo può mollare, snobbare l'avversario o giocare con sufficienza, perché purtroppo le squadre sono tutte organizzate, tutte preparate bene fisicamente e tatticamente, quindi va in difficoltà. Poi ci vuoi che abbiamo preso dei tre gol con troppa facilità, e questo onestamente c'è da rivedere qualcosa, forse da rilavorare un po' sulla difesa, che avevo fatto il lavoro a inizio della sosta, però forse era meglio che lo facevo anche giovedì e venerdì, perché avevo visto qualcosina nelle uscite, nella pressione dei terzini, che qualcosa non andava bene, anche sabato mattina mi sono un po' arrabbiato con loro. In effetti quando abbiamo mollato siamo andati in difficoltà e è un peccato rovinare una gara, una bella prestazione, perché avevamo fatto bene gestione della palla, palla in profondità, perché con la difesa alta, con la squadra corta ovviamente lo potevamo mettere in difficoltà lì, e l'abbiamo beccati tre volte. Questo faceva anche piacere perché vedevo i ragazzi, però poi quella sufficienza mi ha dato molto fastidio. Senti, e per quello che riguarda gli episodi, dobbiamo rivedere questo gol annullato del 5-0, non abbiamo capito bene la dinamica. Questo presunto rigore su Cretella nel secondo tempo, resta il fatto che insomma è una squadra che, come dicevi tu, piano piano le mie squadre col tempo, come il Grosseto l'anno scorso, prendono a segnare, il Grosseto ha segnato, deve limare queste cose, magari è il rientro delle ferie, diciamo anche questo, il famoso panettone un po' sullo stomaco. Sì, speriamo che sia stato quello, può essere stato anche un piccolo calo fisico perché abbiamo spinto il primo tempo, quindi ci può stare quello, però una squadra come la nostra, se ti metti lì, aspetti l'avversario e ti muovi bene, con difficoltà deve trovare la via del gol l'avversario, invece insomma lì abbiamo peccato, però questo è un problema tattico che aspetta a me lavorarci, aspetta a me migliorarlo questo aspetto. E spero che non sia stata la sufficienza, che questo onestamente non mi sta bene, non lo digerisco, perché se giochiamo con la presunzione di essere bravi forse ancora non abbiamo capito nulla, a dimostrazione di oggi che come qualsiasi squadra rallenta un pochino, molla un pochino, fai le figuracce, e un peccato è andata bene, l'obiettivo è stato raggiunto perché era quello dei tre punti, però aver rovinato una bella prestazione con un secondo tempo così dispiace. Che poi insomma diciamo è una parte del secondo tempo, perché a tratti questo si era anche ripreso. Un'ultima cosa, adesso maggiore attenzione a Foligno, perché insomma Foligno comunque resta un campo di quelli rognosi. Sì, una buona squadra, però tanto noi siamo lì, ormai nella testa nostra, forse anche nel mio che non mi accontento mai, cioè di voler spingere per arrivare questa Monterosi. E magari non so nemmeno forse anch'io tanto sereno e tranquillo in partita, però devono capire ragazzi, perché quando sei dietro non possiamo sbagliare, loro possono anche sbagliare una partita con pareggio, una sconfitta, noi no, perché se fai una sconfitta e una vittoria vai a 6 punti, poi con una squadra che ha confermato il suo valore oggi a Gavorrano poi diventa difficile recuperare, però fino a che sono 3 punti, abbiamo lo scontro diretto in casa, al limite te la giochi il tutto per tutto nello scontro diretto, però dobbiamo crescere la convinzione, l'attenzione, e soprattutto come oggi, con una partita come oggi che ecco, mi è dispiaciuto rovinare questa partita, perché avevamo iniziato benissimo, fatto tutto di bello quello che poteva fare una squadra e poi tutto di brutto quella che può fare una squadra. Grazie mille. Prego.